Avete presentato Mona Lisa Store, il nuovo CD, dettando anche un po' un cambio di rotta in quello che facevate di solito. Personalmente direi che questo è molto più d'impatto e la gente era divertita stasera. Due parole sul disco. Beh, abbiamo cambiato un po' genere, abbiamo fatto qualcosa di un po' più tirato, diciamo, perché ci viene difficile fare qualche canzone lenta, però abbiamo cercato di pensare più al fatto che il live poteva venire meglio e poteva coinvolgere di più, suonando canzoni più allegre e più veloci. Il CD quanti pezzi ha? È un full length? Sì, sono 10 pezzi, tutti fatti a Piacenza, l'abbiamo fatto a Piacenza. E no, sono ancora preso dal live, però sono venuti bene grazie all'aiuto di Cristiano Sanzeri, che ci ha registrato e ci ha dato una mano a livello di arrangiamento per rendere meglio i pezzi. Avete idee per il futuro o per adesso si suona e poi si vede cosa succede? No, fra poco registreremo qualcos'altro, faremo un altro disco, è inutile fermarsi, al massimo ci fermeremo un paio di mesi con i live per preparare i brani e poi andare a registrare, però puntiamo a non fermarci mai. La formazione com'è? Non è insolita, però è interessante. Come, cioè, un live, nei live cosa proponete e come lo proponete? Chi siete sul palco? Beh, è difficile arrangiarli bene, perché quando li fai su disco hai la possibilità di fare più chitarre, più cose. Invece dal vivo devi essere più sintetico, più essenziale. E allora abbiamo deciso, comunque noi abbiamo una chitarra sola e ci aiuta molto Marco alle tastiere. E cerchiamo di dare qualcosa più di energia a livello di live rispetto al disco, dove magari è un po' più pulito, un po' più tranquillo, anche se comunque sono tutte canzoni allegre, però cerchiamo di, dal vivo, di dare un colpo in più per aiutare il pubblico a seguirci.